Sì, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti, Assessore Martina, buongiorno, il Garante per l'Infanzia, buongiorno, buongiorno Presidente dell'Associazione. Buongiorno Presidente. Diamo inizio a questo Consiglio dell'8-2-2021, Consiglio importante di oggi. Diamo la parola alla dottoressa Notà per chiamare l'appello quando vuole, dottoressa, grazie. Vado, Cardella. Presente. Guaresi. Presente. Marchese. Presente. Origa. Origa. Assente. Assente. Savoca. Presente. Scarlata. Presente. Serio. Presente. Tusa. Buongiorno, presente. Discuso. Buongiorno, presente. Greco, assente. 8 presenti su 10, ore 9 e 48, Presidente. Buon lavoro. Grazie dottoressa, buongiorno di nuovo. Allora, io vorrei dare subito la parola agli ospiti, all'assessore, anche per sentirli e poi magari se volete poi diamo la parola ai consiglieri, così possiamo anche capire un momentino tutta la Buongiorno. programmazione della situazione. Per cui chi vuole cominciare dagli ospiti? Io non so se vuole cominciare il Garante per l'Infanzia o l'assessore Martina. Buongiorno a lei. Il microfono, chiudete i microfoni per favore, non si capisce niente. Oppure, Buongiorno a tutti, assessore, l'abbiamo sentito, consigliere, buongiorno. Oppure il presidente dell'associazione. Assessore, vuole iniziare lei? No, ma io molto semplicemente, Prego, prego. e poi lascio la parola sia al garante sia agli Sì, enti. noi vogliamo ascoltare, così vediamo Sì. Allora, Prego. come avete letto nella delibera che la Giunta ha fatto ormai un po' di mesi fa, c'è la necessità e l'urgenza di partire con i comitati educativi in tutte le circoscrizioni, non solo di facciata, ma nel merito delle proposte da fare. Avete a supporto di questo percorso l'ente e gli enti che hanno vinto una gara pubblica del Comune di Palermo finanziata con i fondi del PONMETRO che è già operativa sul territorio, così come tutte le altre circoscrizioni, non soltanto la seconda. Stiamo programmando tutta una serie di iniziative, anche se c'è il Covid, che riguardano tutti i territori. Quindi anche la seconda, a nostro avviso, partendo dal lavoro già fatto, coinvolgendo tutti, è necessario che attivi questo percorso, perché sia per coinvolgere i cittadini e capire meglio i bisogni del vostro territorio, dove ci sono quartieri, zone che sono particolarmente fragili del territorio della città, perché Brancaccio, Lo Sperone, sono tutti territori della seconda che dalle analisi e dai numeri e dalle statistiche fatte risultano essere tra i quartieri dove l'indice di vulnerabilità è più alto di tutta la città. E intendiamo programmare tutte le prossime servizi partendo dal coinvolgimento di tutti i cittadini. La regia spetta alla circoscrizione che la deve definire. Altre circoscrizioni hanno già iniziato e stanno lavorando. È una scommessa per noi importante, anche se complicata, perché cambia il rapporto complessivo. Noi siamo a disposizione per qualunque tipo di aiuto. Siamo in una situazione complicata, ma se non facciamo questo, continueremo a essere in una situazione complicata. Quindi lascio la parola sia al garante sia agli altri che sono presenti e che possono sostenere questo percorso, e poi chiedo al Consiglio di circoscrizione, al Presidente, al Vicepresidente che oggi sta presiedendo questa seduta, di elaborare un piano di lavoro con date certe e spazi certi per poter iniziare anche in seconda circoscrizione il percorso che già altri stanno facendo, come in prima, come in sesta, per esempio, e che anche in quinta hanno iniziato questo percorso che ci porterà da qui a un anno ad avere strumenti stabili di lettura e coinvolgimento dei cittadini nel territorio. Poi qualunque Bene. domanda, io sono qui e vi ascolto. Grazie, professore, grazie.
La parola al garante per l'infanzia, prego, dottore. Prego, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Ma io ribadisco ancora, ora più di ieri, l'esigenza e l'importanza di andare a costituire comitati educativi. Che azione! Io sta cosa la sottolineo da tempo. Non sono semplicemente il luogo cui si parla di quello da fare per i ragazzi e per le ragazze. Palermo da tempo ha deciso di essere una città educativa e da tempo ha deciso che l'educazione è a 360 gradi, da 0 a 100 anni a 100 e passa. Perché pensate semplicemente, io cito sempre un esempio, pensate semplicemente al riciclo dei rifiuti urbani. Noi non è una questione che riguarda solo i ragazzi, ma riguarda tutte le generazioni. Pensate al passaggio dall'analogico al digitale. Non è una questione che riguarda solo i ragazzi e le ragazze, ma riguarda tutte le generazioni. Quindi credo assolutamente che laddove noi parliamo di educazione, parliamo di un luogo in cui si possono attivare tutte quelle azioni che producono i cambiamenti o che affrontano i cambiamenti. E allora attenzione, in un momento difficile come questo, che aumenterà assolutamente l'area del disagio, e la cosa importante è che quando una volta dicevamo che il disagio era solo nella povertà, adesso noi avremo condizioni di disagio anche laddove ci sono famiglie che vivono a agio, perché l'azione del digitale produrrà assolutamente nelle nuove generazioni una forte dipendenza. Quindi credo che sono diversi e tanti che ci impongono di ripensare assolutamente. Tra le altre cose, credo che voi avete una fortuna, vivete in un territorio in cui sicuramente già ci sono delle aggregazioni che stanno cercando di impegnarsi e trasformare il territorio, sia nella parte, diciamo così, di entrata nella circoscrizione, penso la zona dell'Ecomuseo, questa zona qui, sia nella parte più profonda, Brancaccio, sia nella parte di Ciaculli. Cioè io credo che voi avete un territorio ricchissimo tra storia, mare, cioè veramente può ambire ad avere una visione futura non indifferente, però credo che questo vada assolutamente condiviso con i cittadini e con tutte le generazioni. Allora il luogo del comitato diventa un luogo di confronto, di elaborazione. Avete in questo momento, diciamo tra virgolette, l'opportunità di avere un'associazione che ha vinto un bando, più di un'associazione, un gruppo di associazioni che ha vinto un bando, che possono accompagnare la nascita del comitato. Io penso che le azioni, se mi permettete di dire, di indicare anche un percorso nel breve tempo, no? Potrebbero essere innanzitutto quello di convocare un'assemblea di circoscrizione, convocando associazioni, rappresentanti degli imprenditori, dei negozianti, degli artigiani, le scuole e voi con il consiglio di circoscrizione. Condividere con cittadinanza l'idea di comitato educativo e mettere tutti in condizioni di aderire, perché deve essere fatto sottoscritta, e quindi mettere tutti in condizioni di aderire. Poi subito a seguire, una volta che c'è stata l'adesione da parte dei soggetti, quindi già sa ci sia una prima indicazione di chi ne vuole parte, io credo che vada attivato intanto con un'assemblea sempre dei partecipanti, in cui si fa un minimo di regolamento di funzionamento del comitato, e poi io mi permetto sempre di, ma pigliatelo con le pinzette, questo è chiaramente un mio suggerimento, io credo che vada fatto un seminario su più giorni, in cui il primo
quella di individuare la visione del territorio. Brancaccio, Sciaculli, cioè la seconda circoscrizione, come si può reggere in futuro dal punto di vista economico? Si regge sul turismo, si regge sull'agricoltura, si regge su un mix tra i due. Si regge su, una volta si pensava che doveva essere la zona industriale, costruita anche una stazione ferroviaria. Dico, questo va deciso, perché sulla scorta di questo si può capire quali possono essere le opportunità lavorative da sviluppare e di conseguenza attivare tutte quelle azioni educative. Io credo che fare questi tre passaggi è fondamentale: visione, opportunità di lavorative che possono nascere, di conseguenza l'educativo. Quello è il compito del comitato educativo nell'immediato. E dico nell'immediato perché nell'immediato si decideranno alcune risorse dove indirizzarle. E quindi bisogna spicciarsi, dare l'opportunità poi alla giunta, no? Ma io dico ancora di più anche alla regione, dare l'opportunità di mettere a sistema alcune risorse. Rendiamoci conto che i prossimi fondi strutturali, penso al 2021-2028, probabilmente sono gli ultimi, ma saranno gli ultimi di una certa dimensione, poi probabilmente anche quelli incominceranno, no, a diminuire. Quindi noi ci troviamo di fronte a delle grandi opportunità e dovremmo assolutamente dare delle indicazioni, e chi meglio di voi che sta sul territorio queste indicazioni le può dare. Però credo che le indicazioni sono da un processo partecipato e solo il comitato vi può dare questa opportunità. Io mi fermerei qua e vorrei ascoltare altre, e poi sono a disposizione per eventuali domande. Grazie tanto, è stato chiarissimo. Bene, diamo la parola alla dottoressa Parrante, se non sbaglio. Valeria Parrante, prego, dottoressa. Sì, io introduco brevemente, diciamo, anche il nostro ruolo. Io e Mimmo Delisi facciamo parte di un partenariato che ha vinto appunto la gara del Pommetro, come accennava l'assessore Mattina. E il partenariato è formato da associazioni che sono attive nel territorio ormai da diverso tempo. Naturalmente conoscete il Centro Padre Nostro. Per quanto mi riguarda, io faccio parte di un'associazione che si chiama CIS, Cooperazione Internazionale Sud-Sud, e che è presente nella seconda circoscrizione ormai da qualche anno, con uno spazio educativo e culturale che si chiama la Casa della Cooperazione, che è esattamente di fronte al porticciolo di Sant'Erasmo. Ed effettivamente il garante dice benissimo, le associazioni che fanno parte di questo partenariato, di questo gruppo, non soltanto portano avanti delle azioni dal punto di vista educativo e intergenerazionale da molto tempo, ma possono restituire una visione completa della circoscrizione, perché appunto iniziano laddove, alle porte della circoscrizione, alle cerniere, diciamo così, con la città, quindi dal porticcio di Sant'Erasmo in poi, ad arrivare a Brancaccio, a Ciaculli e via dicendo. C'è anche l'Ecomuseo del Mare, naturalmente, nel partenariato, e l'associazione, la cooperativa I Sicaliani e il CURS, per dare anche una visione completa. Il capofila è appunto il Centro Padre Nostro, che è qui rappresentato oggi da Mimmo Delisi. Per quanto riguarda il nostro ruolo, noi siamo a disposizione, da appoggio e da supporto alla costituzione dei comitati educativi, per cui facilitare e anche in tempi brevi accelerare il processo che porta poi alla costituzione dei comitati educativi, noi possiamo dare alla circoscrizione tutto il supporto necessario. Volevo dire solo una cosa, perché avendo partecipato al gruppo di governance nel mese di gennaio, ci siamo confrontati con la sesta circoscrizione, che ha condiviso generosamente con noi un documento che si chiama Avviso e manifestazione di interesse per la costituzione del comitato educativo, dell'ottava circoscrizione.
Quindi abbiamo non soltanto direi l'appoggio di noi come associazioni o come operatori presenti nel territorio, ma anche delle altre circoscrizioni da cui possiamo prendere esempio e anche in questo caso fare rete, perché penso che uno degli obiettivi più importanti dei comitati sia quello di metterci insieme, cioè di fare rete, fare network, fare gruppo all'interno di un territorio come quello della seconda circoscrizione, che sappiamo quanto è vasto e quanto è complesso e quante fragilità appunto ha al suo interno, ma che se nasce un gruppo di analisi e poi anche un gruppo strategico che ha una visione sulla seconda circoscrizione, allora molte fragilità possono essere affrontate e risolte insieme. Grazie, ha finito? Sì. Signori, buongiorno. Grazie, dottoressa. Buongiorno, Presidente, le do subito la parola. Buongiorno, sì, scusate il ritardo. Grazie, Vicepresidente, grazie agli ospiti, fatto, finalmente. Le volevo dire semplicemente cosa conduce lei poi la videoconferenza. Abbiamo ascoltato la sessione mattina, abbiamo ascoltato il garante per l'infanzia, abbiamo finito di ascoltare la dottoressa Ferrari, ora c'era ancora da ascoltare il nostro Mimmo Delisi, in quanto ovviamente capofila di questo bando vinto. Poi ovviamente avremo un dibattito, volevamo dare la parola ai consiglieri per capire cosa c'è da fare, come possiamo per organizzare questi comitati educativi. Per cui diamo la parola al mio modellista e poi al Presidente per condividere lei. Grazie. Ok, perfetto. Grazie Vicepresidente. Io ne approfitto per salutare, mi scuso per il ritardo, ma dove stavo non potevo collegarmi prima. Vi ascolto e ci sentiamo strada facendo. Grazie sempre, dottoressa. Sì, certo. Allora, ci pensa lei, va bene. Dico, vi ascolto intanto, ci sento sì, poi appena il mio turno, poi si vede. Intanto vi ascolto e vi ringrazio. Perfetto. Prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Volevo aggiungere un po' quello che diceva Valeria, confermare, ma già sin dall'inizio della gestione di questo partenariato, come diceva Valeria, ci siamo messi insieme delle associazioni che sono presenti veramente sul territorio, un po' marchiamo quello che diceva Lino, l'entroterra e l'uscita del territorio, perché sono associazioni che navigano un po' in questo ampio spazio territoriale. Noi confermiamo la nostra disponibilità, proprio abbiamo messo io e sia Valeria, siamo a disposizione come gruppo, nell'ambito dell'ATI, come gruppo di supporto a voi consiglieri, dialogheremo con qualcuno di voi, farete una rappresentanza, ecco, perché si cercherà di parlare anche in maniera diretta, a mettere a disposizione e a sviluppare tutto quello che un po' il garante dell'infanzia proponeva come una serie di una mappa, ecco, una roadmap, un percorso che ci porterà veramente alla costituzione partecipata del comitato educativo, facendo emergere quanto di buono e di bello c'è nel nostro territorio. Un po' tutti ci viviamo, lo conosciamo da diversi anni, ha veramente delle potenzialità, dal mare alla montagna, dal patrimonio storico artistico alle potenzialità sociali che in questi anni, parlo dal 90 in poi, ha espresso con alcune enti, alcune associazioni che si sono impegnate nel territorio. Condivido quel percorso che un po' coniugava un po' quello che noi come partenariato, come altri ci siamo detti nello sviluppare proprio questa visione, un ciclo di incontri, di seminari. Noi ne abbiamo parlato spesso in riunione di coordinamento, meglio coordinare adesso questa linea che il garante ci proponeva, la visione, l'analisi storica del territorio, la potenzialità turistica e le opportunità sociali, anche facendoci aiutare in queste riflessioni da esperti che meglio conoscono la materia o meglio conoscono il territorio. Quindi da questo punto di vista, anche come risorse, andiamo a fare un'analisi un po' interna sul budget, se l'abbiamo possiamo anche metterle a disposizione
per fare un circolo di incontri che ci porterà veramente a una riflessione, all'analisi, da un'analisi già fatta sociologica che è un po' pubblicato, un po' visibile nelle linee guida dei comitati educativi. Quindi da questo punto di vista c'è nostra ampia disponibilità sia dal punto di vista tecnico, ecco, Valeria diceva l'assemblea, l'avviso, sia dal punto di vista come dire, di collaborazione, anche di spingerci a una riflessione molto accurata sul territorio. Quindi posso che confermare la nostra piena e ampia disponibilità. Grazie Mimmo, grazie a te, grazie per ciò che hai detto su questo, dico, proprio specialmente sull'ultima cosa. Io personalmente, credo tutti noi, non avevamo dubbi. Quindi dico, siamo in perfetta simbiosi, i consiglieri dico, adesso diranno giustamente la loro, dopodiché poi si cercherà di trovare un punto d'incontro. Mi dispiace giustamente che non si può vederci di vicino e dobbiamo incontrarci per videoconferenza, purtroppo sta camurria del virus ci ha portati a questo, ma non di meno a ciò possiamo portare avanti certe situazioni che servono per il bene della nostra circoscrizione, che appunto, come dicevi tu, una circoscrizione che offre tantissimo. Io mi scuso nuovamente per il ritardo, ovviamente non ho potuto sentire l'assessore, non ho potuto sentire gli altri, ma credo comunque che ciò che è stato detto sia positivo. Poi pian piano, dico, adesso nel continuo della riunione cercherò di rifarmi pure a quello che avete detto voi, se riuscirò ad apprendere o se riuscirò a risentirvi. Quindi continuiamo ad andare avanti in questo momento la mano alzata di APC2 Palermo, che aveva già parlato o non ha parlato? Vicepresidente. Questa no, già parlato, già che sono tornato con un altro indirizzo, perfetto, perfetto, okay. Faccio tante cose io. Di Guaresi, perfetto, perfetto. Quindi quella che viene ora è Guaresi e Tusa. Sì, ho tutto perfetto. Come vuoi. Ok, ok. Consigliere Guaresi, prego. Grazie Presidente, grazie a tutti, buongiorno a lei. Benvenuto, buongiorno. Io sono dispiaciuto, come sicuramente lei Presidente e tutti i consiglieri, perché un'opportunità del genere, purtroppo dico, ci siamo fermati un attimino per i troppi problemi che hanno attanagliato la seconda circoscrizione. Abbiamo avuto gravi problemi geosanitari su tutto il territorio della seconda circoscrizione, che ci ha purtroppo, allontanato un attimino da questa opportunità che non si può perdere. Quindi diciamo che abbiamo risolto in parte questi gravi problemi geosanitari della seconda circoscrizione con l'installazione di telecamere e tanto altro. Adesso diciamo che siamo un attimino più, ci siamo alleggeriti di questi gravi problemi, ce ne sono tanti, però dico, questo era uno dei principali. Sicuramente il Presidente andrà a formare subito un gruppo di lavoro per recuperare tutto questo tempo perduto, perché le opportunità tra mare e montagna, non dimentichiamo il terreno, la campagna dei Ciaculli e il patrimonio artistico, quindi ci metteremo subito al lavoro. Ora col Presidente, una volta finita questa discussione, sicuramente formeremo immediatamente questo gruppo di lavoro e recupereremo il tempo perduto. Grazie Presidente. Consigliere Tusa, prego. Sì. Grazie a lei, consigliere Guaresi. Continuo, Presidente. Allora, buongiorno a tutti, grazie agli ospiti. Finalmente ci vediamo per la fase 2, diciamolo chiaramente. Come diceva il consigliere Guaresi, tante le problematiche, però sapevamo ed eravamo coscienti dell'opportunità che i comitati educativi possono dare al nostro territorio. E infatti cercavo sempre in qualsiasi modo di trovare anche collaborazione che ho ricevuto con i consiglieri affinché si potesse dare questa spinta. E allora mi riallaccio a quello che ha detto l'assessore Mattina.
dobbiamo avere un piano di lavoro con date certe, quindi io spero che da questa riunione possa uscire già una data per comunque iniziare a lavorare e quindi iniziare il nostro percorso. Quindi la roadmap, come diceva il dottor D'Andrea, appunto si deve in qualche modo costituire e prossimo appuntamento, a quanto ho potuto intendere, è quello di un avviso, no? Un avviso pubblico per cominciare a vedere chi ci sta in questo progetto. Cioè tutte le persone di buona volontà, anche come diceva Mimmo Delisi e la Ferrante, di persone che possono dare il loro contributo ed anche, persone che fanno... cioè possono darci una mano perché lavorano nel settore. Però mi dovete in qualche modo dare delle informazioni in merito al fatto che i comitati educativi, quindi bene, quando noi abbiamo questo progetto e questa mappa e quindi delle idee chiare, sicuramente il comitato educativo dovrebbe dare un contributo fattivo a cercare di risolvere i problemi socio-economici e culturali del territorio, è giusto? Di quello che ho potuto capire. E quindi, quando arriverà qualche... perché ci vogliono i soldini anche in qualche situazione, non sempre. Quindi, quando arriveranno dei soldini, noi già abbiamo le idee chiare e possiamo in qualche modo investire su alcune situazioni dove occorrono i soldini. A volte anche la partecipazione attiva e il volontariato può risolvere tanti problemi. Ecco, poi volevo chiarito questa situazione, quindi il mio dubbio su questa situazione. Grazie comunque. Grazie consigliere Tusa. Altre mani alzate, qualcuno che vuole intervenire? Sì, presidente, se non c'è nessun altro, io sempre aspetto che parlino tutti. Non c'è nessun altro, solo due parole anche per capire. Per quanto riguarda il nostro lavoro, Presidente, come circoscrizione, perché è questo che ci riguarda molto fortemente, dico io, dobbiamo cercare di invitare e di aprire un tavolo con tutte le associazioni attive, con tutte le categorie del territorio. Secondo me parlava bene il garante dell'infanzia, coinvolgendo i commercianti, perché i commercianti secondo me è una cosa molto molto importante coinvolgerli in prima battuta. Io pensavo di coinvolgere, oltre ai commercianti, alle scuole, anche le parrocchie, perché sono un punto importante pure le parrocchie per dare degli input, programmare alcuni lavori. Per cui, Presidente, il nostro obiettivo è subito aprire un tavolo tecnico con queste categorie, con queste persone, con queste attività, perché dobbiamo iniziare al più presto possibile, perché è un'opportunità, secondo me, da non perdere. Anche se io sono affezionato e sono sempre con gli occhi che guardo sempre la Costa Sud, perché per me è un volano economico grandissimo questo tratto di seconda circoscrizione che va da Sant'Erasmo ad Acqua del Corsare con il suo teatro greco, ora Libero Grassi, per cui abbiamo delle opportunità veramente veramente grandi, e spero che sia input come volano economico e dia anche lavoro a molti cittadini della seconda circoscrizione, che veramente c'è per adesso un bisogno assoluto, anche per colpa del lockdown, come sapete, perché è tutto fermo. E niente, partiremo il più presto possibile, questa è una promessa che faremo a tutti. Grazie, Presidente. Grazie, Vicepresidente. Altri interventi? Garante dell'Infanzia, buongiorno, prego. Già parlato il garante dell'infanzia. No, io vedo la manovra, sì. Io, quindi sì, comprendo che sia che già abbia messo la mano. Che c'è? Volevo solo aggiungere. Ah, no, non l'avevo visto. Sì, Presidente. Buongiorno. Era per aggiungere semplicemente, buongiorno, e per dare una risposta anche al consigliere che poneva una questione. Sicuramente gestisce l'economia. La sentiamo malino. Tanto come si dice, è un... Mi sentite male? Non la sentiamo. Intanto...
Non la sentiamo, Garanto. Mi sentite? Male, con la voce male, che male. Fa e viene. Magari può togliere la videocamera, vediamo se migliora l'audio. Provi adesso? Non la sentiamo, sento. No, non la sentiamo. Altrimenti provi a spegnere l'audio, lo riavvia o non so. Magari questione di linea, anzi io pensavo fosse una questione mia. Invece tutto. L'assessore Martino è ancora in linea, vero? Sì. Non so, forse la domanda di Tusa... Assessore, potrà rispondere. Domanda di Tusa, assessore, buongiorno. La domanda di Tusa... Pasquale, non penso che il comitato gestirà fondi, cioè veri e propri. Ecco, poi questo mi sembra di capire. Sì, però veicolarli, ecco, veicolarli. Sì, potrà indirizzare, ma saranno sempre sottoposti a evidenza. Le priorità da individuare. Se dobbiamo spendere risorse, se dobbiamo utilizzare risorse per fare 3 asili nido, oppure per fare, partendo dal presupposto che serve tutto, però avendo 100 e dovendo scegliere 2 cose da fare, è evidente che l'idea è quella che le priorità rispetto al territorio le decidiamo assieme. Quindi questi 100 li spendiamo per fare una casa di accoglienza per i bambini, li spendiamo per un asilo nido, li spendiamo per fare l'educativa di strada, li spendiamo per fare un pezzettino di tutto. L'obiettivo è, oppure per fare l'educazione digitale delle famiglie, l'obiettivo è capire quali sono le priorità e decidere insieme quelle risorse che ci abbiamo come spenderle. Se fare poco di tutto, se fare una cosa soltanto e farla bene in maniera ad impatto forte. Dico, però, qualunque sia la scelta, su cui oggi io non entro nel merito perché non è il luogo questo, né compete all'assessore, se no già se lo farebbe da solo, non avrebbe bisogno di dire altro. Qualunque sia la scelta, noi dobbiamo fare tutti insieme e provare a capire i prossimi 3-4 anni su che cosa proviamo a investire tutti insieme, che ha un senso anche di programmazione e non un senso generico, proviamo a fare tante cose. Però ripeto, il comitato educativo non deciderà se i soldi vanno ad Antonio, Giuseppe, Michele o Babbo Natale, ma deciderà quali sono le priorità. Poi, siccome sono soldi pubblici, verranno attivate le procedure previste dal codice degli appalti. Oggi il codice degli appalti dal 15 di dicembre parla anche di coprogettazione, parla anche di strumenti innovativi di affidamento dei servizi, da poco tutti strumenti che ancora materialmente non abbiamo approvato, quindi non esiste soltanto la gara, perché dal 15 dicembre in poi lo Stato, avendo recepito una serie di norme anche del codice del terzo settore, ci permette di fare procedure condivise di progettazione e di affidamento. Ma comunque vanno fatte procedure di affidamento, quindi nessuno di voi deciderà se Giuseppe o Antonio deve prendere questi soldi, lo decideranno delle procedure previste dal codice degli appalti. Ma se fare l'asilo nido o fare il corso di vela, questo lo dobbiamo decidere assieme. Non lo decide il vincitore del bando, allora, il Centro Potere Rosso, scusate. No, io pensavo che decideva, era colui che doveva gestire. Noi possiamo dare atto di indirizzo, noi possiamo dare un atto di indirizzo per veicolare questi fondi, se dove c'è più di bisogno, dove c'è, certo, non lo so. Consigliere Savoca, il Centro Panenostro, come il CIS, che ringrazio per l'attività che fanno a prescindere da tutto, perché sono presenti nel territorio e svolgono una funzione imprescindibile, anche semplicemente perché ci ricordano che esistono le persone in difficoltà, oltre per il lavoro che fanno, ci deve aiutare in questo percorso per provare a coinvolgere tutti. Questo è il loro ruolo. Una domanda invece che non so se è stupida o importante, ma invece i tempi per far sì che questo avvenga, che tempi ci sono, assessore o Mimmo, dico,
qualcuno di voi che può rispondermi. Ovviamente dipende, con la collaborazione di tutti. I tempi dipendono da te, presidente, cioè nel senso che aspettiamo tutti te, o te o voi, cioè nel senso pure domani mattina. Va bene, perfetto, quindi aspettate tutti, ok. E ovviamente Mario Greco, in te quanto consiglio di circoscrizione? Sì, dobbiamo un consiglio dove costituite il comitato, se non sbaglio dovete fare. Poi noi possiamo aiutarvi con l'avviso, ecco, costituiamo l'assemblea, ragioniamo, il discorso dei seminari, cioè, su questo sì, ma dato perfetto, dico poi io l'aspetto tecnico, come hanno fatto in altre circoscrizioni, in ottava, l'hanno fatto, se non sbaglio, il 31 dicembre, la delibera di costituzione, proprio tecnicamente, ecco, è una cosa che, non essendo noi consiglieri, non possiamo fare, quindi ci deve essere una condivisione. Dico, ma dopodiché, avendo costituito il comitato educativo, la parte nostra circoscrizionale, poi ovviamente per arrivare, come prima diceva l'assessore, ci sono questi 2-3 anni per programmare X. Dico, questa l'iter, passando, diciamo, superando noi la circoscrizione, poi dico, dipende quello che è l'obiettivo, dico, non credo che ci vogliano per forza i 3 anni, oppure diciamo la programmazione di quello che può essere, non può avvenire prima, con qualcosa di più di fattibile con tempi minori. Non so se mi sono spiegato bene, dico, dopo avendo costituito noi i comitati educativi, che dicevi tu ora, Mimmo, dicevi sì. Ora, dopodiché, poi c'è un iter tutto particolare, dico, ma per raggiungere l'obiettivo vero e proprio, dico, i tempi, dico, sono lunghi, o ce la possiamo fare, non costituendo noi il comitato educativo anche domani, dopodomani, dico, poi possiamo raggiungere... Poi dobbiamo coinvolgere il territorio, come si diceva, tutte le associazioni di categoria, non solo associazioni di volontariato, datoriali, associazioni rappresentative del commercio, imprenditori, commercianti, enti religiosi e non. Questo per dare a chi vuole partecipare, attenzione, ci sarà un avviso di manifestazione aperta, ci sarà una formalità, penso, semplice, non tanto burocratica, ma questa la regia sarà fatta dalla circoscrizione, dagli uffici della circoscrizione. Noi finché esistiamo come ATI, diciamo, come gruppo, almeno come gruppo nel progetto, collaboreremo a supportare tecnicamente, come si diceva, anche perché è marcato nel nostro capitolato di lavori che abbiamo rispetto al Ponte Metro, vi aiuteremo, più che aiuteremo, collaboreremo, ecco, in questo senso, insieme a voi, a far nascere il comitato, a creare partecipazione, fare un regolamento anche per capire come ci si partecipa, ci saranno degli incontri dove ci esprimeremo in quelle visioni, in quegli indirizzi che ci davano, visione del territorio, dal punto di vista turistico, dell'agricoltura, delle opportunità lavorative. Faremo una proposta e diremo, in questo territorio che va da Miglia Messina Marina fino a Ciaculli, fino a Sette Cannoli, Sperone, che sono quartieri, opportunità, gli obiettivi diversi, possono essere con potenzialità diverse e con problematiche diverse. Su questo noi esprimeremo un nostro, nascerà un piano locale, possiamo chiamare, di circoscrizione, come la vedremo, come vorremmo la nostra seconda circoscrizione. Un po' delle idee che ognuno di noi, parlo a livello singolo, individuale, di organizzazioni, ma di CIS, come del Lego Museo, sta esprimendo nel territorio, metterle insieme e dare una visione unica. E allora, qui, come diceva l'assessore, le politiche saranno indirizzate, ma non perché lo vogliamo noi, ma perché l'abbiamo deciso tutti insieme, se la nostra priorità sono i giovani e la riqualificazione turistica del territorio, punteremo su questo aspetto, che ce n'è tanto dal punto di vista artistico nel territorio. Il consigliere Savoca parlava del mare. Del mare, sì. Io negli anni 90 partecipavo a riunioni di riqualificazione della Costa Sud, avevo 16 anni, ancora se ne parla ancora tutt'oggi. Non si capisce perché, diciamo,
Quello qualcosa da allora è cambiato, dico migliorato al rispetto. No, ecco, è un'opportunità che va valorizzata, così come chi è impegnato nel territorio, dico, ora non per tirare, diciamo, per la presenza, il sacrificio del Beato Giuseppe Puglisi ha sconvolto un po' il territorio, però stando in questo periodo di pandemia, durante il giorno, lo vedete tutti voi, nel territorio portano persone scolaresche. Ora, indirizzare queste scolaresche, non c'è un po', ci chiedono dove dormire. Noi dobbiamo indirizzare in prima circoscrizione, in posti esterni, perché non c'è un luogo. Ecco, quella per esempio sarebbe... Non sì, c'è sì, un B&B sì, qua, ce n'è solo uno che ha avuto il coraggio, quello, ha avuto il coraggio di farlo in seconda circoscrizione, ma si potrebbe, ne abbiamo parlato 3 anni fa all'auditorium, durante una riunione che c'è il sindaco Orlando, su questa opportunità di B&B di sviluppare nel territorio. Ecco, sono tante cose su cui si può parlare. Scusami Mimmo, io vi devo chiedere scusa, ma ho una riunione dal capo di gabinetto. Io sono disponibile anche la settimana prossima a fare un incontro operativo. Perfetto. Quando volete voi. Ok, ok. Coinvolgendo anche il servizio sociale della seconda, quindi aspetto una convocazione da parte vostra. Vi chiedo scusa. Perfetto, assessore, ho una domanda fuori luogo che non c'entra niente con la riunione. Con la giornata. Con questa giornata, una cortesia sola che vogliamo sapere tutti e ci chiediamo sempre tutti, per quanto riguardano i PUC di questi ragazzi del reddito di cittadinanza, che tempi ci sono, cosa gli dobbiamo dire a queste persone? Facciamo una riunione solo su questo oggi. Allora, io stavo dicendo proprio questo, anche domani stavo dicendo proprio questo, quando è possibile, anche noi, che ne so, in settimana se ce la facciamo anche i 5 minutini. Sì, lei sì, ci può dare utilizzo, no, che ne so, sì, mercoledì. Guardate, io giovedì, per giovedì per esempio mattina o lunedì prossimo. Per esempio ce lo può dire ora, dico non ci sono neanche problemi. Allora io giovedì mattina, no chiedo scusa, no giovedì o venerdì, ma per me va bene. E ci dia un giorno, così noi ci organizziamo. O giovedì o venerdì, giovedì, va bene, giovedì, allora giovedì, faccio giovedì, rimanere giovedì. Possiamo rimanere okay, giovedì. Perfetto. Vi saluto, vi chiedo scusa. Ok, ma devo... perfetto, va bene, Mario, va bene. Vicepresidente, sì. Giovedì, faccio arrivare l'invito per giovedì. Giovedì, esatto, volevo fare il giorno perfetto. Giovedì. Garante dell'infanzia, nuovamente vi è riuscito a ripristinare la linea. E no, la sentiamo, se perché prima non la sentivamo. Sì, assolutamente sì, adesso sì, prego. Meno male. No, niente, intanto ha risposto l'assessore rispetto alla questione dell'economia, perché volevo dare in questo senso. Io credo che il comitato non è uno strumento effimero. In questo momento abbiamo l'opportunità che questa aggregazione di associazioni ha delle risorse, ha vinto un bando e può essere di supporto alla circoscrizione nell'attivare il percorso. È normale che in futuro la città si deve attrezzare di soggetti che facilitano la partecipazione nei territori. Tra le altre cose c'è una legge regionale che prevede, adesso io non ricordo se il 5 per 1000 del bilancio comunale, la regione dà dei soldi ai comuni per incentivare i processi di partecipazione. Quindi il dato rimane, ma cambierà il soggetto che faciliterà il comitato, no? E che sarà al servizio della circoscrizione. Quindi credo che questa cosa, come si dice, va standardizzata e rimane nel tempo, anche perché, attenzione, i cambiamenti sociali saranno immediati, cioè noi avremo una società che sarà in continua evoluzione e quindi abbiamo l'esigenza assolutamente di, come si dice, di coinvolgere i cittadini a ripensarsi sempre, in continuazione, ed a mettere in circuito azioni di solidarietà. Se uno qua si mette a fare solo l'elenco di tutto quello che c'è nella seconda circoscrizione in termini di volontariato, di servizi, credetemi, è una macchina enorme che probabilmente nessuno di noi in questo momento qui presente conosce, no? Tutti i suoi particolari. C'è la potenza, no? Dico assolutamente.
Quindi credo che questo è un po', come si dice, tra le altre cose, una circoscrizione con 100.000 abitanti, cioè, ma veramente è una città di secondo livello, no? Quindi non è che stiamo parlando del paesino, stiamo parlando di una città con tutti i problemi. Io credo che il comitato si deve porre anche il problema dal punto di vista urbanistico, no? Dei mezzi pubblici, cioè deve fare dei suggerimenti, perché non è semplicemente dove investire una risorsa piuttosto che un'altra, ma è anche la questione proprio di, pensate, che ne so, alle piste ciclabili, se bisogna chiudere delle strade al traffico, anche perché per portare economia alla circoscrizione bisognerà anche andare un po' controcorrente, probabilmente bisognerà chiudere, no, dei luoghi al traffico, no, con tutte le resistenze che di solito sapete meglio di me quando si fanno queste azioni si hanno, ma questo servirà per abbattere la questione ambientale, ma anche per produrre economie. Sappiamo perfettamente che prima il centro storico nessuno voleva che si chiudesse al traffico, ma adesso sono i commercianti che spingono affinché si chiuda il traffico, a portata economia, voglio dire. E quindi anche i francesi a Parigi da tempo ci sono periferie che hanno intere zone chiuse al traffico e che producono economie, no? Penso per l'aggregazione giovani, no? Quindi credo che questo assolutamente il comitato lo può fare, e sono cose che vanno fatte nell'immediato. Qualcuno si chiede sempre, ma perché il garante si occupa? Il garante, dal momento che, come si dice, si occupa di infanzia ed adolescenza e quindi si occupa degli adulti di domani, si deve occupare assolutamente di creare le condizioni affinché la qualità della vita sia dei ragazzi e delle ragazze, ma se volete anche nostre, migliori in assoluto, no? Questo è il punto. Io vi ringrazio veramente dell'invito. Grazie veramente. Speriamo, detta quest'ultima frase, queste ultime parole, speriamo che ci aiuti pure il nostro buon Dio, che ci aiutino tutti coloro che ci guardano dall'assù, perché questo periodo comunque non ha aiutato, a prescindere quello che si può realizzare nel tempo, quello che tutti noi con le nostre forze possiamo realizzare per tempo. Questo periodo non ha aiutato, non sta aiutando, e sicuramente non sta aiutando soltanto chi ha avuto problemi con le attività, ovviamente non aiuta chi ha perso dei cari, chi è stato più male nei confronti di altre persone, non sta aiutando neppure i giovani, non sta aiutando chi deve crescere, perché crescere con un insegnamento scolastico che nell'arco di un anno va, non va di pari passo con la scuola, ma studiare a casa, la videoconferenza, il bambino, i giovanotti specialmente si distraggono a scuola, figuriamoci quando sono a casa in videoconferenza. Dico. Quindi mi sono allacciato un po' alle ultime parole del garante per sperare che questo periodo veramente passi in fretta, e al di là, ripeto, di tutto quello che si può realizzare, le forze che l'amministrazione, che i governi, che tutti, ovviamente in tutti i paesi, possono, le forze che si possono mettere in campo, mi auguro specialmente che veramente si possa superare questo periodo. Ci tenevo ancora una volta, mi spiace, scusatemi se ho introdotto questo argomento, ma credo sia importante, non sdobbate i vaccini, perché dico, poi ognuno è libero di scegliere e di pensare ciò che vuole, però fidatevi del vaccino, perché ci stava il virus e tutti volevamo il vaccino. Ora è arrivato il vaccino e una buona parte di gente che sento, io non me lo faccio perché provoca questo, io non me lo faccio perché so che a te è venuto la febbre, io non me lo faccio perché così e manco lì. Di questa maniera non andiamo da nessuna parte, quindi forza e coraggio da parte di ognuno di noi, speriamo e confidiamo sempre in Dio per quanto riguarda quello che poi dobbiamo mettere in pratica noi lavorativamente, con l'aiuto di tutti e con la buona volontà, seppur non ci possiamo tastare testè, non ci possiamo, come dice il mio caro consigliere Marchese, non ci possiamo vedere di persona, cercheremo di andare avanti così come abbiamo fatto finora e auguriamoci di principalmente di stare bene.
e questo ci tenevo a dirlo. Ringrazio tutti voi ancora una volta e ripeto scusatemi se sono andato fuori l'argomento, ma mi sono collegato alle parole che le ultime parole che ho ascoltato dal garante dell'infanzia. Quindi procediamo, qualcuno che vuole intervenire? La mano del consigliere Guaresi era nuova, consigliere Guaresi, mano di adesso? Non mi sente, va bene, allora a sto punto Bimbo, scusami, tu avevi qualche altra cosa da aggiungere oppure ci riaggiorniamo che mi organizzo io con il consiglio e poi anche la prossima settimana vediamo di nuovo di rincontrarci. Quello che vi posso suggerire, come detto, sì, questo però sta nel vostro confronto tra i vari presidenti di circoscrizione, non so i rapporti, questi non voglio entrare in merito. Alcune circoscrizioni, non per ultima, l'ottava, dico, ha deliberato, ha fatto questo strumento atto deliberativo propedeutico alla proprio la costituzione del comitato educativo. Dopodiché, dopo che si fa questa costruzione, noi possiamo fare una bozza, ecco, la chiamiamo così, di avviso, però questo viene dopo, se non sbaglio, che venga costituito il comitato. Un avviso rivolto a tutto il territorio da diffondere poi con la vostra segreteria, ma anche in affissione pubblica sul sito del comune, di partecipazione, una manifestazione di interesse a partecipare all'assemblea. Dopodiché possiamo darvi sicuramente una mano a costituire insieme un regolamento di partecipazione, se no ognuno fa chi duca vuole, e questo è il nostro contributo. Però se non sbaglio manca questo atto preliminare che giustamente dovete discuterne voi in consiglio, diciamo, di circoscrizione. Dopo noi già una bozza di preavviso ve lo possiamo preparare, inviarvelo ufficialmente alla vostra segreteria, lo analizzate, lo approvate insieme alla Costituzione del Comitato Educativo. Io non so, dico, questo mi dovete anche aiutare voi. Perfetto, no, come voi, potrebbe essere un'idea giusta, potrebbe essere pure un qualcosa di giusto, così che noi quel giorno che andremo a portare in seduta la delibera possiamo dare una lettura pure di quello che arriva da parte vostra. Va bene, allora io e Valeria ve lo sottoporremo. Sì, assolutamente. Considerateci davvero a disposizione anche per il passo successivo, che sarà poi quello di coinvolgere le associazioni del territorio, di mapparle anche, perché effettivamente una rete probabilmente da questo punto di vista non l'abbiamo mai attivata. Quindi sarà sicuramente un percorso molto interessante. Perché ho un lavoro poi un po' più ampio, ovviamente tutte le altre associazioni, poi come diceva il vicepresidente, che mi trova d'accordo su questo, dico, anche le parrocchie, come i commercianti potrebbero le essere... Scuole, le scuole, quindi poi la mappatura serve, perché ovviamente ci si allarga a una vasta partecipazione, quindi è giusto, dico, noi per quello che possiamo insieme a voi, collaborazione massima, e cerchiamo di arrivare all'obiettivo che tutti sperano. Va bene, allora da parte vostra io aspetto quello che voi mi mandate, dovete mandare, e noi a più presto prepariamo questa delibera, la portiamo in consiglio. Ci risentiamo, risentiamo pure l'assessore. Poi... Scusi, presidente. Garante, mi dica. Sì. Mi scusi, Andrea. Sì. No, dico, io già ho una prima ipotesi di mappatura della seconda circoscrizione. Sì. Ve la giro e poi voi la andate ad arricchire, chiaramente. Dico, ci sono tutta una serie di dati, di elementi, e ne stiamo facendo anche un'altra di lettura sociale. Dico, però questa ve la giro intanto, che sono materiali che sicuramente di partenza che sono utili. Io intanto vi ringrazio a tutti e a tutte, vi invito e sono per qualsiasi cosa. Ok, noi invece ringraziamo lei e tutti voi per la partecipazione. Grazie. Va bene, ragazzi. A sentirci. Ci faremo sentire. Perfetto. Buona giornata. Ci sentiamo, grazie sempre. Grazie. Grazie, grazie. Ciao Mimmo, arrivederci a tutti. Ciao. Io più tardi, prima delle 16 sono al centro, Mimmo, se ci becchiamo bene. C'è un incontro più tardino, vabbò. Un abbraccio. Ciao.
Presidente Mario. Ragazzi, buongiorno nuovamente. Allora, Presidente, una cosa, sì, io prima voglio dire una cosa velocissima. Scusa, consigliere Tusa, scusami. Sì, prego. Dico una cosa veloce, non so se voi avete avuto. Innanzitutto vediamo come stiamo con i presenti, siamo sempre qui, perfetto. Non so io se voi avete avuto un pensiero già in merito, credo che non avete parlato all'inizio perché sicuramente si è trattato subito di comitati educativi e mi fa piacere che ci sta in linea il signor Dragotto. Signor Dragotto, mi dia un segnale. Buongiorno Presidente. Perfettissimo, buongiorno. Allora, signor Dragotto, dobbiamo subito scrivere, non faccia questo viso, mi scusi se gliel'ho detto così, si è invece incazzato perché quello che sto dicendo è importante. Dobbiamo scrivere, dico, ma lo stiamo facendo ora perché io ora dico che è successo quello che è successo, perché sapete che è successo quello che è successo? No, l'abbiamo fatto pure in passato. L'hanno fatto in passato consigli dove io non ci stavo. L'hanno fatto in passato presidenti quando io ero consigliere. L'abbiamo fatto il vicepresidente, chi c'era prima, il consigliere Orile, il consigliere, se lo ricordano. C'è stato qualche consigliere che per i fatti suoi e anche comunale negli anni si è interessato del luogo. Adesso, dico, lo stiamo rifacendo, anche se, e lo rifaremo, anche se, dico, è successo quello che è successo, dice, prendete spunto da ciò. Pure, purtroppo pure, perché non è possibile accettare una situazione del genere, al di là di quelle che sono le colpe. E io sto parlando della secondaria a strada che costeggia l'autostrada, strada che da direzione diretta alla via Giafar ci collega a Villa Abate. Ovviamente poi in questo tratto ci sono degli sbocchi, quelle dei Conte Federico, c'è l'uscita per l'entrata per il forum che è adiacente all'ingresso con il Cassaro, quindi uscita, veramente è un'uscita, l'uscita del Cassaro che è la strada di Crocevergine Giardini o da Ciaculli porta appunto a questa io chiamo secondaria. Ci sono molte entrate, molte traverse che collegano con delle aziende che vi stanno, delle fabbriche che vi stanno in questi terreni che sono in mezzo tra il territorio di Villa Abate e Crocevergine Giardini. Ci stanno degli sfasciacarrozze su strada pericolosi, ci stanno delle altre attività su strada pericolosi, ci sta tutto quello che ci sta. Quello che manca, che cosa manca? Abbiamo tutte cose, signor Dragotto, un consigliere che mi dice quello che manca. La luce, vedi, ecco, la luce, amici miei, la luce oggi è importante. Se c'è luce, c'è vita. Se non c'è luce, siamo al buio, se chiudiamo gli occhi, significa che qualcosa non va. Quindi dobbiamo scrivere un qualcosa di forte. Signor Dragotto, ripeto, mi fa piacere che lei ci sta sentendo, quindi già può prendere appunti. Scriviamo al prefetto, scriviamo al Papa, se dobbiamo scrivere al nuovo presidente degli Stati Uniti, magari lui riuscirà, non lo so, Biden, anche se ha un cognome un po' strano lì, però dico, credo, magari ci aiuterà lui. E, non lo so, scriviamo a chiunque, ovviamente a cominciare dal sindaco, dobbiamo scrivere pure alla regione, perché quel tratto a quanto pare è interessato pure da alcuni lavori interessano anche una parte della regione, non so se c'entra l'ANAS, comunque è complicatino, ma dobbiamo scrivere duramente, perché penso che avete sentito dell'incidente che c'è stato, ha perso la vita una giovane ragazza, al di là, dico, dell'incidente, perché come avevo premesso prima, gli incidenti non è detto che siano causati da X o Y riferimenti territoriali, in questo caso luce, perché poi c'è da stabilire se si corre, se non si corre, se è un giramento di testa, una ruota che è un copertone che dico, possono essere tante le cause, specialmente cause non molto facili da chiarire, specialmente quando non sono coinvolti più mezzi. In questo caso dico, io non so quali siano le colpe, ma al di là
di quale effettivamente possa essere la colpa, a cominciare per esempio dall'alta velocità, do colpa pure alla luce, perché non si vede una beata mazza e non ne possiamo più. La luce, come gli alberi, come certe, la luce forse è ancora più importante. Ne abbiamo parlato in questi mesi tantissimo, soprattutto pure per le, ne abbiamo parlato soprattutto per le strade, per le vie interne alla circoscrizione. Oggi stiamo parlando di questa strada e al di là di quale sia la più pericolosa o la meno pericolosa, non ne possiamo più. Non ne possiamo più. Cittadini tutti, non sta parlando il presidente, sta parlando un cittadino. Non ne posso più. È una vergogna in questo periodo, è una vergogna nel 2021, anno in cui ci troviamo, e dove, lo ripeto, sarò patetico, lo ripeterò sempre, anno dove in alcuni paesi, in alcune città ci stanno le auto appoggiate che si sollevano da terra. Non è accettabile avere intere strade, soprattutto pericolose, al buio. Non è accettabile che ci sono in circoscrizione zone e vie di cui parliamo sempre continuamente al buio da mesi. La luce è vita, la luce è importante per gli scippi, per la sicurezza, per di cristiani che purtroppo magari ci vedono male rispetto a qualcun altro. Non è possibile, è inaccettabile. E in merito a ciò, dico, signor Dragotto, dobbiamo scrivere un qualcosa di pesante. Presidente, mi dà un attimo. Sì, un minuto, consigliere Guaresi, sto finendo. Mi dispiace che prendiamo abbiamo preso un tasto dolente per questa sfortunata tragedia, cui tutti noi ci leghiamo al dolore dei familiari. Questo è quello che va al di là di tutto nella vita, al di là di tutto quello che ci può essere nella vita, la salute e il vivere è la cosa fondamentale. Poi io e il consigliere Guaresi possiamo stare pure 10 anni senza parlarne, però quando ci vediamo è vita, quindi è una cosa importante. Il consigliere Guaresi, ovviamente ho preso lei di riferimento, sì, certo, invece certo, una certo, di esempio, ci mancherebbe. La luce, non ne possiamo più. Io credo che mi trovate d'accordo, non so se qualcuno di voi l'aveva pensato. Sì, certo, il signor Dragotto mi sta ascoltando. Il signor Dragotto mi sta ascoltando, scriviamo al prefetto, non lo so, scriviamo a chiunque. Perché al di là di quello che appunto, ripeto, questo è finisco, al di là di quello che è successo l'altro ieri sera, cosa che abbiamo appreso ieri mattina, è pericolosa, gli incidenti ci sono ogni giorno. Gli incidenti ci sono ogni giorno, è pericoloso ogni giorno. Ovviamente, non essendo cose fortunatamente non troppo gravi, non vengono, i blog non vengono interessati, i media non vengono interessati e non si sa. Ma vi assicuro che succedono ogni giorno. Per giunta, in questi mesi, a finire del 2020, è stata pure interessata da lavori su strada, quindi i lavori che ovviamente quando, perché questa è un'altra bella, come posso dire, è una nostra innovazione, un qualcosa che ha solo la nostra città, ogni qualvolta vengono fatti dei lavori, poi per avere l'asfalto quello definitivo e la strada per come si deve, ovviamente poi dobbiamo aspettare anni. Ci sono posti dove non si fa più. Vedi, in questo tratto di strada è stata interessata da scavi, e per giunta eppure non è molto stabile, è molto tortuosa, perché giustamente hanno poi ricoperto questi scavi, hanno asfaltato alla meno peggio lo scavo, quindi non è avvenuto poi lo scarificamento e quello che concerne per avere un asfalto poi omogeneo o tutt'uno con l'altro pezzo di carreggiata dove sono stati effettuati i lavori, quindi è rimasta pure un pochettino pericolosa su strada a livello proprio di manto stradale. Quindi cerchiamo di scrivere un qualcosa di forte, signor Dragotto, poi ovviamente ci sentiamo, chiunque di voi voglia aggiungere, intercedere, voglia dire la sua, dico, può scrivere tranquillamente, oltre a farlo ora qui lo possiamo mandare, così che
in questo nostro scritto si possono mettere i pensieri di tutti voi. Ovviamente il signor Dragotto è dalla nostra parte e farà partire subito tutto. Grazie ancora per avermi ascoltato. Prego, consigliere Guaresi. Sì, presidente, grazie, scusi se l'ho interrotta, però io ho un impegno proprio urgente. Quindi, ma ci tenevo a lasciare la dichiarazione perché, presidente, già nella passata legislatura tutto questo consiglio aveva portato avanti con una delibera proprio il problema della luce, perché se ricorda benissimo, presidente, avevano rubato il rame allora e subito avevamo fatto partire una delibera dove chiedevamo proprio ecco la sistemazione del tratto, ma allora ci risposero che siccome questo tratto andava, c'era un progetto per farlo diventare a LED, e quindi cosa hanno fatto loro? Lo hanno, a parte che lo hanno abbandonato e adesso vediamo quello che succede, hanno tolto anche tutti presenti alle plafoniere per portarli in altre zone. Quindi, presidente, se lei è d'accordo, prendiamo questa delibera già fatta, aggiungendo, come dice lei, qualcosa di più forte, presidente, perché si capisce bisogna mettere nel mezzo il prefetto, perché la situazione è grave. Tra l'altro, presidente, ci sono le emozioni mie per quanto riguarda, come diceva lei, non è solo la luce, il diserbo che, presidente, guarda, ho fatto a parte la mozione una media di note, e poi per quanto riguarda, se ricorda benissimo, presidente, dovrebbe ricordare perché ha lasciato una dichiarazione ecco proprio ad hoc su quanto avevo presentato io. Per quanto riguarda i guardarelli sono pericolosissimi, ci sono tratti laddove mancano, presidente. Avevo fatto una mozione per proprio da installare quei guardarelli salvavita, presidente. E quindi vediamo di portare avanti tutte queste cose, ma soprattutto il discorso della luce, come diceva lei giustamente, non si può più aspettare, anche se altri consiglieri comunali, altri avevano anche scritto in passato, ma non sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi portiamo avanti il lavoro che avevamo fatto già la passata legislatura e che continuiamo a fare ora con più forza adesso. Grazie, presidente. Grazie a lei, consigliere Guaresi, grazie. Prenderemo quello che c'è stato in passato e questa che era stata la risposta delle luci a LED, eccetera, e la aggiungeremo, comunque la terremo in considerazione a quello che andremo a scrivere adesso. Qualcuno che vuole intervenire? Sì, presidente. Consigliere, posso... Tusa prima poco fa stava per parlare e poi ho cominciato. Sì. Vabbè, io. Dico, consigliere, tu. Sì, no, a proposito di questo, sì, è fatto bene, presidente, mi trovo d'accordo. Appunto inviare una nota forte su questa problematica, anche se seguita negli anni, però allo stato attuale non si è fatto nulla e ci sono veramente dei pericoli, grossi pericoli. Quindi cioè, l'amministrazione si deve attivare, perché là rischiano veramente la vita le persone. Io ricordo che feci una mozione in modo da sollecitare l'amministrazione a meno di mettere una torre faro nello svincolo per il forum, perché è molto attivo, a volte sul svincolo neanche si vede di quanto c'è buio, ma proprio... Addirittura ci sono auto che entrano dalla parte sbagliata. Senso. Infatti, pericolosissimo, dico... Quindi, vabbè, questa è una cosa, ma là si deve intervenire su tutta la strada, quindi guardrail, come diceva Guaresi, luce, diserbo, cioè non è possibile nel 2021 avere una strada pericolosissima. No, poi velocemente dicevo, visto che per quanto riguarda i comitati educativi dicevano di deliberare il comitato, ma noi... L'abbiamo deliberato, abbiamo inaugurato il comitato educativo con una delibera. In verità non ho voluto dare questa risposta, ma io credo l'abbiamo fatto. Prenderei questa delibera, io infatti l'ho chiesta anche a lei. Se non erro l'abbiamo fatta più di un anno fa, l'abbiamo fatta ancora eravamo in aula. Sì, no, ma era importante che la dovevamo attivare, si ricorda, perché dovevamo iniziare, quindi abbiamo fatto la delibera, quindi gliela invia a tutti loro, così magari così se lo ricordano che l'abbiamo fatto, senza dubbio. Anzi, se il nostro segretario Dragotto ce la invia a tutti quanti, così l'abbiamo a disposizione. Grazie, Presidente.
Perfetto, consigliere Tusa, grazie. Ha fatto bene a ricordare sta cosa. Io dico, l'avevo pensato, non l'ho voluto scusate, dire. Scusate, io devo uscire purtroppo, vi devo lasciare. Ci sentiamo. Deve uscire, ora. Vicepresidente, che deve uscire proprio. Devi uscire dall'abitazione. Un bacio, presidente, ci sentiamo domani. Ok, perfetto, un bacio, state attenti. Allora, buongiorno, Sadoca. Consigliere Marchese, buongiorno, consigliere Cardella qua, vi sto sentendo adesso, a sto punto no, sono le 10.57. Come fa a sentire me che parla sempre lei? Eh? Come fa a sentire me parlando sempre lei? No, lo non sto penso vedendo ora che si stava, è vero, parlo sempre io, porca la miseria. Allora, c'è qualcuno di voi che vuole aggiungere qualcosina? Lo può fare tranquillamente, altrimenti dopodiché possiamo chiudere la seduta e ci aggiorniamo domani. Se c'è qualcuno vuole intervenire in merito ai comitati e non solo, lo potete fare tranquillamente. Niente, va bene. Dottoressa? Sì? Arri, buongiorno, va bene. Possiamo chiudere la seduta a sto punto. Il signor Dragotto lo chiamerò io tra un po'. Ci aggiorniamo domani. Va bene. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno.